Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, signore e signori, sta per iniziare Va Ora in Onda, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciSub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@scius.com, gianluca@scius.com e luca@scius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Scius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @scius, quindi @scius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Scius carica per tutti noi in YouTube con il nome Scius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.sciuswebnetwork.net, perché Scius Web Network è Scius Web Radio e Scius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Scius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Scius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte! Via! Web radiofonica dal palinsesto di sciuswebnetwork.it. Anzi, Radio Scius, dicono, vero carissimo? Secondo un sondaggio fatto sulla rete, promosso dalla qui presente Priscilla, pare che tra poco, anzi, avremmo già cambiato denominazione sociale, dicono così quelli bravi, e saremmo, usiamo sempre il condizionale, Radio Scius. Questa sera per la prima volta dallo studio 3, esiste uno studio 3, non lo sapevamo tra l'altro, esiste uno studio 3 e siamo, come potete vedere anche in video, il video che potete trovare su radioscius.it, alla sinistra dello schermo sul player, appunto, premendo play, e potrete vedere la mia bellissima faccia
Priscilla, non dico cosa di Priscilla, e cosa ben più importante, l'ospite di questa sera che tra poco andremo ad introdurre. Io quindi, carissimi, passo subito la palla e la parola a Priscilla. Tra l'altro, Priscilla, non sono neanche abituato ad andare in video io, tu sì, io meno. E quindi tutte quelle cose che generalmente faccio quando sono in radio non le posso più fare, tipo toccarmi i polsi, infatti adesso metto le mani dietro la schiena. Perfetto. E quindi passo la palla a Priscilla, che immagino vorrei anche tu salutare gli ospiti, Sayuz e ovviamente il nostro ospite. Prego, esatto. Priscilla. Buonasera a tutti, finalmente mi vedete in video. Che fortuna! Che fortuna! Video! Vi vediamo in video, cara Priscilla. Esatto, parliamo il plurale proprio. Esatto, finalmente. Le Priscille proprio. Le Priscille. Finalmente mi vedete e le vedete, come mi fanno notare qui dallo studio 3. Questo bellissimo studio rustico con un cammino alle tue spalle. Veramente, qua ci trattiamo bene, stiamo brindando alla vostra salute, alla nostra salute. Soprattutto alla salute di Sayuz, alla facciaccia di Sayuz. La tua salute ormai è Sayuz, mi sa. Comunque, detto questo, Priscilla, scusami. No, vabbè, ricordo comunque a tutti che il nostro contest sta continuando, quindi io spero che comunque continuate a votare per appunto il nome della nostra radio, perché ci stiamo rinnovando, come abbiamo già detto. E niente, ricordo appunto che potete comunque scriverci per email a priscilla@sayuz.com, che è l'unico che mi ricordo. È bello che non sono difficili, no? A parte il sayuz.com, ci sono loro. info@sayuz.com, luca@sayuz.com e gianluca@sayuz.com. Un Gianluca che questa sera purtroppo anche non abbiamo, questa sera non c'è. Non per motivi artistici questa volta, ma perché il nostro bando giovane, se si può dire, è un attimo indisposto per questioni appunto, esatto, fisiche, però da quel che so dovrebbe rientrare prontamente la settimana prossima. E chi lo sa che questa sera non ci faccia una capatina in chat o addirittura una telefonata in diretta. Questa noi aspettiamo. È una minaccia. Gianluca, pensaci tu. Ti ricordo che se in radio posso arrossire senza problemi, magari in video eviterei, caro Sayuz. Quindi almeno questa sera. In video sei tu, non io. Ah, hai ragione. e questa purtroppo è una triste verità. Allora io, vabbè, vorrei anche, scusami, salutare un attimo Luisa, che comunque fino alla scorsa settimana, insomma, abbiamo avuto comunque modo di fare qualche puntata insieme, quindi ciao Luisa, spero che ci stai ascoltando anche questa sera, e comunque spero prima o poi appunto che faremo magari qualche puntata insieme ancora, insomma, visto che insomma ci siamo abbastanza divertite, soprattutto c'è carenza di donne in questa trasmissione. C'è un appello di aiutatemi, senti poi i condannati, sono quelli che sto per fare una battutaccia, diciamo i condannati a morte che fanno quei saluti. No, ok, perfetto, no. Quindi niente, adesso vabbè, io direi appunto di presentare, salutiamo prima Sayuz. Caro Sayuz, ci siamo dimenticati di colui che rende possibile tutto questo, colui che è l'altro che dà anche il nome al network, e noi ovviamente l'abbiamo bistrattato. Cioè, ricordiamoci che questo momento qui è quello che volendo stacca la spina e ci manda tutto quel paese. No, scherzi a parte. Caro Sayuz, benvenuto anche a te. Come stai? Grazie, 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 grazie. Grazie a tutti, c'è anche Priscilla questa sera. Beh, no, cioè, sto benissimo, soprattutto perché è la prima volta che mandiamo in onda, in video, Priscilla e Luca, perché sono insomma due persone che non vanno mai in video. Benissimo, sono contento. Priscilla, trovi sempre le posizioni più comode tu, insomma, ho capito. Ci siamo. Volevo far notare una cosa ai nostri amici, che se guardano anche il nostro sito, è che in basso c'è il nuovo canale musicale Radio Sayuz Musica in TV, quindi quando vogliono lì, insomma, ci saranno sempre artisti, insomma, che mettono a disposizione le loro opere sotto licenza Creative Commons, insomma. E quindi abbiamo anche questo canale qui, che poi dopo
la svilupperemo con la Priscilla soprattutto, vero Priscilla? Chi lo sa, ti tiro in ballo questa sera, Prisci. E nient'altro, io passo subito a voi la palla perché ormai sono già passati 10 minuti, 4 minuti si prende la sigla del mitichino Gianluchino, 6 minuti ve li siete prese voi per azzeggiare, insomma, adesso pensiamo al nostro ospite questa sera, l'avete messo in mezzo poi. Quando vuoi un attimo sputare per terra, magari. No, comunque, a posto. No, ti ringrazio, Saiz, per queste news, queste novità. E ovviamente ogni cosa che, tutte quelle cose che nessuno vuol fare, le passiamo alla Priscilla. Vedo, va bene così. Tipo farmi le domande. Esattamente. Quindi, Priscilla, esatto. Visto che l'hai portato materialmente tu, l'ospite, prego, introducilo pure questo bando. E non sappiamo se riuscirà a tornare a casa tutto intero. Scherzo. Pregate con me. Prego, prego, Priscilla. Chi mi hai portato di bello questa allora, sera? Allora, stasera abbiamo con noi Gabriel, the poet of doom. Questo nome strepitoso che a te non è mai piaciuto, esatto. Diciamo stasera, diciamo, si può dire mi sputtana in diretta, visto che lo conosco, e quindi no, però diciamo non è qui perché lo conosco, ma comunque perché merita secondo me di essere ascoltato e appunto di essere magari anche apprezzato appunto come artista e come persona, quindi questa sera tra l'altro potremmo anche ascoltarlo, perché ricordiamo, esatto. Ricordiamo sempre Saiz che noi essendo un network indipendente al momento senza alcuno scopo di lucro, quindi non commerciali, non possiamo mandare musica coperta dalla licenza SIAE, che è la più diffusa almeno sul panorama nazionale, e quindi ci dobbiamo sempre appoggiare appunto a piattaforme come Giamendo, che appunto è Creative Commons. Questa sera invece abbiamo Gabriel che ci dà appunto la possibilità di far ascoltare appunto i suoi pezzi che appunto, scusate la ripetizione, avete modo di sentire durante i sacchi musicali. Scusa per questa mi piace fare un po' il figo. No scherzo. No vabbè, io la prima domanda che magari non so una persona si pone, appunto, il tuo nome vero oltre a quello d'arte, da dove vieni e perché esatto. Il nome d'arte e ti telefono era una domanda che immaginavo. Il mio nome è vero, Gabriele Ceresini, vengo da Castellarano, che è un paesino in provincia di Reggio Emilia ed è praticamente quasi sul confine con la provincia di Modena, separata da un piccolo fiume che ormai è diventato uno scarto di scorie radioattive. E non provate a immergerci una mano perché ve ne potrebbero sbucare due. lo chiamano Gabriel di quattro mani. Esatto. No, io non ho mai provato a farci il bagno e noi ci tengo, non sono una persona molto estiva, insomma. Questa è la pubblicità per il turismo, per incentivare esatto, il turismo. Fate anche voi il bagno. No, per incentivare il turismo di Castellarano, ma è più che altro vi consigliare di farci un salto per i vini nelle cantine alla festa dell'uva, ma nient'altro. È vero, sì. E niente. Tuo nome vero? Il mio nome vero, Gabriele Ceresini, come ho già detto 10 secondi fa. Perché Priscilla sa di bello che la memoria a breve termine, esatto, che funziona poco. Cioè, presente Memento, un po' la stessa cosa. Lei si deve tatuare addosso. È questo qua che mi spara flash e mi dimentico le cose. È vero che questo microfono che nessuno in diretta aveva mai visto. Il mio nome d'arte è nato nella tarda adolescenza ed è diventato un po' la firma di tutto quello che facevo. E sia dalle foto sia dalla musica, e un po' che mi praticamente sono sempre stato ammaliato dall'immagine dei poeti e ho voluto metterci qualcosa di mio praticamente, sì. Poet of Doom, che Doom potrebbe essere interpretato come destino o come condanna, semplicemente perché quello che scrivo, quello che suono, è nato dai miei, sì, sfoghi personali. Sì. E quindi diciamo che questi tuoi sfoghi, insomma, nati, sì, da situazioni personali. Diciamo di situazioni personali molto spesso spiacevoli, perché la vena creativa mi è stimolata soprattutto da queste cose. Adesso non sto a dire che vabbè, comunque è una cosa che, scusate, diciamo che è una necessità di buttare fuori cose che non posso più sopportare all'interno comunque della mia psiche, e quindi prendono forma con queste canzoni, decisamente.
Le canzoni che tra poco, tra qualche istante, scusate se intanto mi avvicino allo schermo. Esatto, una piccola premessa è che queste canzoni sono registrate in una qualità vecchia. Siccome io sono abituato a fare tutto in home recording, ovvero tramite la mia cameretta, praticamente suono tutto io con l'ausilio al limite di una drum machine, perché non avrei lo spazio materiale per una batteria vera. Okay. E niente, la mia strumentazione è stata ai tempi di quelle canzoni un po', diciamo, diciamo scarsa, medio. Insomma, avete capito. Posso dire basica. Una cosa? Io, per chi ci ascolta, insomma, oddio, adesso ci hai detta così, hai fatto tutta questa premessa sulla qualità della tua musica. Sì. Allora, credo che per la maggior parte delle persone che, come me o come Luca o come comunque secondo me anche come la maggior parte delle persone che ci ascoltano, sicuramente non sentiranno la differenza con la registrazione in uno studio, o comunque non sentiranno la differenza secondo me con metodi appunto più recenti di registrazione, perché secondo me per essere canzoni registrate in casa sono veramente di un'ottima qualità. Ma io sono un perfezionista e questo dà fastidio. E per questo motivo qua ho investito su strumentazione più, diciamo, più ottimale, sì. E quindi le cose a cui sto lavorando attualmente sono sicuramente di una spanna sopra, solo che devono ancora essere completate. Certo. Sono ancora in fase di arrangiamento. Alcune, diciamo, la base strumentale è già finita in 3 canzoni e sono le voci che le tengo per ultime, siccome tendo sempre a prenotare uno studio solo per l'insonorizzamento dei muri, perché non mi azzarderei a urlare in appartamento. Quindi io vorrei più che altro dire, poi approfondiremo comunque nel corso dell'intervista tutti i vari aspetti tecnici, magari. Solo visto che tra poco manderemo il primo brano, direi, giusto? Esattamente, ormai è ora. Sì, perché... E vorrei appunto che magari tu dicessi brevemente magari che genere fai, no? Per preparare appunto le persone all'ascolto. Non è, magari non è un genere per tutti, diciamo, la fine. Che lo trovate presso le suore. Abbassate il volume, non tenetelo troppo alto. No, sono brandi che potete tranquillamente orchiare in chiesa. Una matrice metal, perché io sono cresciuto con la musica metal, però non è puramente metal, infatti si trova a una linea di confine, perché io ho ampliato, diciamo, abbastanza presto i miei orizzonti anche ad altri generi. Sono sempre stato appassionato anche di musica classica, non disprezzo alcuni gruppi di musica elettronica, e tendo a mischiare queste influenze nella mia musica, perché d'altronde devo cercare qualcosa che mi rappresenti. E quindi molto spesso alcune persone mi dicono che sembrano uscite fuori da un videogioco o da un anime. Non lo nascondo assolutamente, perché sono anche appassionato di videogiochi e di anime. E quindi nella tua musica, scusami, c'è tutto questo. E quindi, caro Saiuz, ora che abbiamo, ci sei ancora, Saiuz, oppure sei no? Sono sempre qui, sempre presente, onnipresente, presentissimo. No, perché scusa, questa sera sai già come funziona, ti terremo un pochino in un cantuccio, no? In un angolo. Sì, no, lo so. Accade, è quello che accade, come accade anche a me quando Gianluca, no, ospita la fortuna, l'opportunità di ospitare ospiti, scusa il gioco di parole, direttamente presso lo studio 2 di Science Web Network o Radio Science, e quindi io mi trovo un attimino più in un angolino, anche tu questa sera ti toccherà, insomma, metterti tu malgrado da parte il mio toscano e via. Andiamo. Prima di mandare un brano, volevo ricordare agli ascoltatori che la chat non è che la stiamo snobbando, ma per questioni pratiche la guarderemo tra uno stacco musicale, esatto, e l'altro, quindi tra pochi istanti, e durante questo stacco musicale cercheremo anche di darvi voce, quindi poi dopo riportare le domande che speriamo siano presenti appunto nella chat. Chat che potete trovare su radiosites.it, lo dico per tutte le persone che ci stessero ascoltando presso altre piattaforme che amplificano la voce di Saiuz. È bello, esatto, avere Priscilla in un angolo che annuisce, mi dà serenità. Sono una valletta. È una valletta, cioè,
questo punto capì, mostra il materasso, quelle cose. No, comunque, alla Giorgio Mastrota. Adesso questa, sono regredito materasso. Sei un materasso, capito? Esatto. Sei un materasso, chissà come andrà. Ambiflex. Esatto. E detto, detto questo, caro Saiz, chi manda il brano? Io ovviamente mi, io? So, mandi tu il brano. Va bene, allora cucina. Adesso ascolteremo Miss Fortune di Gabriel the Poet of Doom. E vai con il brano. Ma sei sicuro che ascolteremo questo brano? Miss Fortune. Miss Fortune. Sei sicuro? Non metterei tipo Maledetto treno di Nino D'Angelo? No, cioè, state scherzando, eh? Bene, allora Nino D'Angelo proprio no, eh? Benissimo, andiamo col brano Miss Fortune, lo ripeto anch'io, l'ho detto bene Priscilla? Sì, benissimo. Ma perché tu fai come, diciamo un 8 su 10. Tu ripeti i suoni, è un po' come i Merli indiani che ripetono il suono, hai capito? Un po' la stessa cosa. Prego Saiz. Vai col brano! Ovviamente non sapevo mai, love you hard, invisible girl in white, but you're blind for
Buonasera, bentornati su www.saiuswebnetwork.it. Siamo sempre qui, anzi sempre noi, come dici proprio tu Saiuz, vero? Che sei l'esperto di siamo sempre noi, sempre qui, siamo tutti noi. Vabbè, pausa cavolate, torniamo insieme al nostro ospite, è tornato anche Luca. Spero che appunto ci sia qualcuno che ci stia ascoltando e che abbia magari piacere appunto a scriverci in chat e magari dirci cosa pensa appunto di questa canzone che si intitola Miss Fortune di Gabriel the Poet of Doom. Noi l'abbiamo qui stasera in diretta con noi e non so, volevo chiederti se appunto vuoi parlarci magari di questa canzone, vuoi spiegarci magari com'è nata e come nascono magari anche in generale le tue canzoni. Ma questa canzone praticamente parla della personificazione della fortuna, che l'ho vista come una ragazza innamorata vestita in bianco, come parlo appunto nella mia canzone, vittima dell'ingiustizia e del genere umano che ha praticamente alimentato la sua ira trasformandola. Parla di un'ingiustizia, praticamente avete presente quando vi sentite comunque sopraffatti e arrabbiati, quando vedete che la fortuna vi volta le spalle per favorire sempre le solite persone. Praticamente ho immaginato la fortuna come questa ragazza che innamorata di persone che non la ricambieranno mai, perché sono persone che non la possono vedere, che non la possono personificare, e queste persone con la loro ignoranza, la loro mancanza comunque di tatto, di percezione delle cose, alimentano la sua ira, e alimentando la sua ira la fortuna comincia a voltare le spalle un po' a tutti, causando danni, fino a quando non si calma e il ciclo continua. Pensa che cerchio. Luca invece causa danni. Sto pensando a questa cosa, come hai fatto a leggere il pensiero? Io e Luca però, siamo telepatici. Esatto, la cosa è molto preoccupante. No, effettivamente è bella questa visione, no, Saiuz, tento di tirarti in causa, tirarti in ballo, perché così non sei troppo lontano dall'altra parte del vetro. Io mi sento tirato in ballo comunque. Sempre. Okay, sempre, tu sei Dio, cioè, no, quindi no, è bella questa idea che hai di questa fortuna personificata appunto in questo personaggio, questa donna, no, vestita di bianco, che a un certo punto ti volta le spalle perché ma non sei più meritevole e ti rende anche un po' giustizia, no? Nel senso che poi tu dici, caspita. È un po' una richiesta, sì. È un po' una richiesta, perché nel ritornello praticamente prendo le veci di una persona che urla praticamente contro il cielo di questa ingiustizia, del perché appunto volti le spalle a persone meritevoli quando e ti comporti in maniera opposta con chi non merita, esatto. E con chi non ricambierà mai il tuo amore. Ovviamente, esatto. Sempre tornando nella parte iniziale, no, dei primi minuti, che ci parlavi appunto di questi sfoghi, esatto. Se vogliamo, immagino che anche qui ci sarà sì, decisamente c'è qualcosa senti di te nel dettaglio, beh, però c'è sicuramente qualche c'è qualcosa situazione che ti ha fatto aspettare, no, l'idea di scrivere questo brano, che ricordiamo, Priscilla, che i brani scritti da Gabriel sono tutti brani fatti tutti da lui interamente, esatto. Giusto? Correggetemi se sbaglio, perché sai che esatto. Io sono sempre lo speaker meno professionale che tu possa aver avuto modo di conoscere. Diamo anche merito che è vero, tutto nasce da un'emozione, come penso la maggior parte delle canzoni. Io non sono un artista, sono la cosa più lontana dall'artista, però immagino che tutto nasca da emozioni, ma contestualmente va anche sviluppato. E questo sviluppo lo fai effettivamente con le tue mani, la tua testa. Ma la cosa bella, secondo me, la cosa interessante, almeno io conoscendolo so un po' come magari a volte gli capita di scrivere le canzoni, la cosa appunto molto interessante secondo me è anche il fatto che
a volte lui per esempio mi ha detto diverse volte che non so, magari la notte ti svegli che hai sognato la melodia e quindi ti viene la devi scrivere. Mi vengono, la maggior parte mi vengono in mente in dormiveglia delle melodie. Come Stephen King con il libro, un po' la stessa cosa. Esatto. Quindi diciamo, io vedo, lo sai, io vedo delle situazioni. Adesso parte l'ignoranza che in me. No, scherzo. È tipica di questo orario delle 22:31. Dopo questa puntata Priscilla e Open anche Gabri non vorranno mai più fare. No, scusami, ti ho interrotto. No, il dormiveglia di solito sono in una, diciamo che sono in una condizione psichica che praticamente è avvantaggiata per la composizione, perché si è allo stesso tempo tranquilli e ispirati. Praticamente i pensieri si mescolano, si fanno tutto un casino. Io ormai i termini tecnici ormai, no, ma vabbè, ormai li ho finiti. Ma vai quindi, a pelle, quindi praticamente. Bello di essere artista, no? I pensieri si mescolano, si combinano, si intrecciano e vanno a creare comunque queste melodie che io sento già mie, già complete. E vengono praticamente le influenze che ho sempre avuto aiutano a creare questi intrecci. Insieme ovviamente, ma l'elemento più importante, l'ingrediente segreto, sono sicuramente le emozioni che provo in quel periodo. E praticamente formano canzoni complete che io già sento rimbombare nella mia testa, quindi prima di dimenticarmele spero di svegliarmi del tutto e avere la coscienza di prendere il cellulare, attaccare il registratore e canticchiarle. Quando lo canticchiate so che sono lì, so che posso svilupparlo in qualsiasi momento, perché la melodia è stata salvata. E ricordiamo che durante le canticchia non urla, perché ricordiamo sempre le 4 di notte un attimo di insorgere, ma di growl, a proposito di trovare fuori onda, non sarebbe il massimo iniziare a urlare il cuore della notte. Sì, il brano bellissimo, ma i vicini magari come potrebbero dissentire così a pelle, come lo scherzo a fare. E dai, solite battutacce. No, per quello che no, comunque, come vedi, Saiz è un filo conduttore comune nella maggior parte degli artisti, appunto è questo il discorso emozionale. Poi lui addirittura ha questa capacità, no, di riuscire a svegliarsi e appunto immaginandosi questa melodia, quello che appunto diverrà, e riuscire comunque a avere anche la, come sarei abituato, chissà quante volte ti sarà capitato di metterti lì e hai già tutto pronto praticamente. Molto spesso mi è capitato anche di non riuscire a salvarle e mi faccio una rabbia pazzesca. E lì per sfogarsi ha fatto un altro brano, capito? Il circolo vizioso. Addirittura una volta mi sono addormentato, ho sognato la melodia e nel sogno ho sognato di averla registrata, salvata. Sono svegliato con la certezza di averla registrata quando in realtà non era così. Cercandola sul cellulare. Scusa, devo scriverci un materiale nuovo, il mio psicanalista. c'è qualcosa che. No, scherzo a fare. No, e dai, molto molto bene. No, ma c'era una cosa che diceva Paola, diceva, no? Tipico di chi soffre di insonnia, forse. Comunque scherzava. Assolutamente, io potessi dormirei anche 20 ore di fila. Una volta ho dormito 16 ore di fila. Cioè, praticamente non è un uomo, è un koala, praticamente si attacca agli alberi e dorme. Così. Io ho il problema contrario, più che altro, che dell'insonnia. No, e quindi. Ma forse che non so se Paola appunto ha avuto un'esperienza di questo tipo e quindi magari per combattere l'insonnia e sfruttavo quel tempo per fare altro, però difatti comunque adesso anche qualcosa che forse viene, no? Però se posso interrompere, devo dire che la notte è sicuramente il periodo più produttivo per comporre, per comunque dedicarsi alle arti. Decisamente, perché non lo so se c'è anche una spiegazione. Sei un pochino solo con te stesso. Poi, come diceva
un nostro ospite, un poeta che penso un anno fa, ma forse anche di più, diceva che quando sei solo puoi anche trascendere, cioè passare a quel livello superiore che ti permette poi di fare ciò che magari durante il giorno col caos, la frenesia, quello che c'è, non si riesce a fare. Mi trovo d'accordo. Vedi, intanto sai, dico qualcosa di buono anch'io. Mi sono giocato il bonus alle 22:35, vedo. Ti sei giocato il bonus, ma no. Ma... Salzo, io vado avanti in mutande per la casa, apro il frigorifero, cioè vai. Come se fosse a casa mia, no scusa, sono a casa mia, quindi faccio come mi pare. No, dicevo, la Paola comunque diceva che stava scherzando, perché dice non lo so, insomma, ovviamente no. C'è comunque un'altra domanda in chat fatta da Walter, perché Anon 2246 è Walter. Aspetta, sai se ti interrompo, perché appunto non l'abbiamo ancora fatto, l'ho fatto in chat ma non in diretta. Salutiamo Paola, che ci fa piacere che tu appunto sei venuto a trovarci, e soprattutto anche un grande saluto a Walter, che Walter mancavi dalla notte dei tempi. Io ti invito, ovviamente l'invito è stesa anche a Paola, che ormai esatto, già ci conosciamo, ma invito Walter, se vuoi chiamarci anche in diretta, che se non sbaglio il numero, vado a memoria, sai, so che lo sbaglierò. No, no, l'hai sbagliato, perché non c'è linea stasera. Ah. Applausi, cioè una volta tanto che mi sono anche impegnato a guardare sul cellulare prima di sapere, ma t'ho fregato questa sera, lo sai, no? Eh beh sì, grazie. Comunque è bello saperlo durante la diretta, alla fine. Cioè, poteva dirlo in mille momenti, ma invece no, durante la diretta. Ma Saiuz è sempre Saiuz, quindi esatto. Ci allora Walter, facciamo così, per farci perdonare, diciamo che adesso ti diamo voce mediante la chat, quindi potrai poi, esatto, come pensi hai fatto adesso, e adesso ti appunto gireremo la tua domanda a Gabriel, fare tutte le domande che vuoi, insomma tutte no magari. E la seconda cosa, visto che Walter è un bravissimo artista, ha scritto dei brani molto molto belli, che hanno partecipato anche dei contest musicali a livello nazionale, e magari ho visto che su Facebook hai fatto qualche lavoro nuovo, vienici di nuovo a trovare, esatto, così Priscilla la può conoscere, visto che è una forza ormai non più tanto fresca, visto che sei ormai in diretta da un annetto quasi, e eccetera. E scusami Sari se ti ho interrotto, passaci pure la domanda di Walter. Sì, no, c'è prima che Paola ringrazia dell'invito, e poi Walter dice: quindi per te la musica è un modo di esprimere la tua interiorità, o sei condizionato da accadimenti reali? Scusate, sai, posso solo interromperti un attimo, solo perché perdonate anche a chi ci sta guardando sulla web TV, perché giustamente ecco qua, no, perché effettivamente non era chiarissima, sai, solo mi devo avvicinare allo schermo, perché mi rendo conto che non è facile fare questa, girare una domanda che magari può essere, sai più di quattro parole in più non riesci a dirle, quindi riesci a leggere, prendi il telescopio. Allora, quindi per te la musica è un modo di esprimere la tua inferiorità, o sei condizionato da accadimenti reali? Ma ti posso dire che ovviamente scusami, ti interrompo, sì. Inferiorità è solo per dare interiorità, scusami, sì, infatti avevo letto, stavo per fraintendere la domanda, sono peggio di sai. Terribile, l'ho sputato tre ore. Scusa, vai pure. Ma io ti posso dire che l'interiorità è influenzata da accadimenti reali, o almeno per quanto riguarda me. Sì. Una persona può avere il carattere che vuole, può essere fatta a modo suo, ma è difficile rimanere impassibile totalmente, a meno che non si è statue di pietra. Ad accadimenti reali qualcosa smuovono in ogni caso. Quindi diciamo che posso rispondere alla tua domanda con metà e metà. Perfetto. Guardavo l'orario. Guardavo l'orario. Cioè, facciamo tutta la puntata così, che io dico una cosa, tu rispondi e tu la finisci. In tutto questo Gabriel che annuisce, dice dove cacchio sono capitato. No, vabbè. E in effetti guardavo l'orario 22:39, se non ho perso delle diotrie, per guardare fin là in fondo. Quindi, caro sai, cioè, abbiamo parlato tanto, e stiamo parlando tanto di Gabriel, ci sta un pochino. Si sta facendo conoscere anche qui da noi su radiosaiuz.it, ormai abbiamo cambiato nome, mi devo, esatto, abituare.
E quindi magari abbiamo fatto ascoltare solo un brano, mi sembra giusto e doveroso cercare di trasmettere emozioni, come abbiamo detto fino adesso, anche mediante altri pezzi. Quindi chi manda il brano, cara Priscilla, che intanto si guarda la scaletta. Questa è la canzone dal titolo più difficile che Gabriele in ascolto. Drizziamo l'orecchia. Attenzione, verrai valutata per questo. Allora, esatto. La canzone si intitola Seven Steps to Nothingness. 9. Ti ha dato 9, sai, Priscilla ti ha battuto, non so se... Sì, no, ma non è la prima volta che mi batte Priscilla, comunque. Te lo devo dire. Diciamo che ti piace Ponci, ti piace vincere facile? No. No, mi piace vincere facile, sì. Quindi adesso sai, lo ripeterai e manderai il brano. Volevo anche benissimo. Dire, Seven Steps to Nothingness. Aspetta. L'ha detto bene, l'ha detto bene. Non so come abbia fatto. Mi dispiace, ma te do un 7. Allora, qui siamo in parte, comunque. No, volevo solamente dire una cosa, magari appunto approfittate della canzone per scriverci le domande, così abbiamo più tempo e calma di poter... È partito il brano, sai, se c'è un punto lo scrivo. No, leggetevi la chat poi, vai Priscilla. Oui, leggetevi la chat. Seven Steps to Nothingness di Gabriel the Poet of Doom, vai col brano. Adesso ripetilo come uno scioglilingo, per piacere. Vai! Cos'è un abbaglio? Abbagliato. Thank you.
E ritorniamo in diretta qui su saiuzwebnetwork.it, o meglio radiosaiuz.it. Provvisoriamente due compari più uno, questo è il nome del programma, anche se l'abbiamo ignorato e ovviamente messo da parte tutta la sera. Due compari più uno, perché ovviamente Saiuz, io, e questa sera Priscilla, perché appunto Gianluca l'abbiamo perso un po' per strada, ma presto ritornerà. E dovremmo cambiare anche il nome del programma, secondo esatto, me. Sì. Perché ormai abbiamo anche quest'altra balda giovane, caro Saiuz, quindi pensate, cari ascoltatori, un nuovo nome per il programma, visto che il Gian tornerà quanto prima e dovremo appunto far vedere che siamo in quattro, o quelli che siamo, esatto. Insomma, un po' zoppicanti. E ritorniamo appunto qui in diretta con Gabriel, tante domande da parte della chat, ringraziamo Paola e Walter che sono veramente in primissima linea, poi abbiamo visto anche qualche altro commento di qualche anonimo che magari, ragazzi, vi invitiamo almeno a firmarvi se non riuscite a modificare il nome in chat, così almeno possiamo anche chiamarvi per nome, che è anche più carino. E come vedete, noi, per chi sta guardando la diretta, stiamo sorseggiando una birra, perché questo si fa. Girate quelle birre. Esatto, no, non è che beviamo birra, il senso è una chiacchierata in cui girate l'etichetta, a piacere. No, no, è al contrario, tanto l'abbiamo messa al contrario, ecco. Quindi al contrario, tra l'altro possiamo bevete responsabilmente. Esatto. Adesso vedrai l'immagine di Saiz inondato dalla colta di fumo e bevete e fumate con... No, infatti guidate poco che dovete bere. Esatto, esattamente. Questa è una chicca che dicono dalle parti delle montagne. Perché... No, quindi ringraziamo gli ascoltatori che si sono prodigati per fare domande. Vedo che tra l'altro, sai, tu questa sera dovrai esserci veramente di grande aiuto. So che già fai tanto curando la regia piena di quelle luci e spie luminose di cui neanche tu conosci il significato. No, io vado sai che vado a tentoni, do coglio insomma. So, infatti una volta, devi sapere Priscilla, che una volta ho fatto regia con Saiz su a Treviso, perché Gabe, la regia non ce l'abbiamo a Treviso, che, sai, noi siamo dislocati un po' in tutta Italia, non solo. E ricordo c'erano delle manopole a cui, insomma, io dicevo, e quelle a cosa servono? E lui dice, ah, io non lo so, le tengo sempre giù. E io non sapevo che cosa volesse dire questa cosa. E infatti io pensavo scherzando, invece era serio, lui fa così, una regia, però eppure artistica, riusciamo. È artistica. È un po' una regia creativa. Eppure alla, però. Esatto, alla Garibaldina. Alla Garibaldina. Non alla Bersagliera, che è un'altra cosa. No, e quindi. E nonostante tutto, però, molti altri network, non ci crederai, ma. Abbiamo saputo che insomma tentano di qualcuno ci fa molti ci fanno i complimenti, altri addirittura cercano di copiarci delle idee, incredibile, ma vero, sono pazzi scatenati questi, ma sono dei kamikaze. Detto questo, caro Saiz, se riesci a girarci tu una domanda. Sì, allora vi giro qualche cosa dalla chat. Perché, tantissime domande vedo, quindi. Perché sì, perché faccio fatica anch'io. Allora passiamo. Tralascio quella domanda fatta prima di quell'anonimo che non ho capito chi è. Tu gli hai scritto chi sei, ma non sei presentato. Metallic, secondo me. Scusami. Poi dopo c'è Anon 3976 che dice hai un po' dei Metallica. Paola. Poi la Paolo, non so perché scrive Anon. Dice. Aspetta, sai, facciamo così. Via questi cliché che non ci possiamo avvicinare allo schermo, ci avviciniamo noi. Andiamo con quelle facili. Paola ci chiedeva appunto qualche minuto fa, prima dello stacco musicale, Gabriel, se appunto tu hai un po' dei Metallica, oppure se ti sei ispirato a loro, immagino, se comunque c'è qualcosa che ti della loro musica che, dai quale hai preso spunto. Estendo un pochino la domanda. Potrei rispondere con un no, però posso dire che i Metallica li ho ascoltati molto durante comunque la mia adolescenza e ho apprezzato vari album. Il loro cambiamento, sì, diciamo che quando hanno portato il loro genere più verso il rock, posso capire infatti che l'evoluzione è un passo che va fatto per le band. Hanno però un
po' calcato troppo, sì, devo dire, con questo cambiamento. Doveva essere un passo un po' più dovevano attuarlo un passo un po' più moderato. Metallica non mi sono dispiaciuti, però non, certo, sono il genere principale che seguo, insomma. È molto, tutto molto classico, molto old school, sì, e io sono un fissato con l'innovazione, con le, esatto, influenze, la miscelazione delle cose. Sì. Posso essere un po', dovevo chiamarmi l'alchimista del video of Doom, no, del poeta. Però, l'alchimista è bella, ci piace. E poi Priscilla, infatti, tu che Lollo vedi meglio di me, spero. Sì, certo. Lollo 2003 ci scrive Tu parti dal basso. No, perché se ero rimasto comunque l'altro, l'altro, sì, partiamo che non so da Lollo, chi sia, perché l'altro non si è firmato, quindi prima leggo quello di Lollo. Ok, perfetto. Lollo 2003 scrive, anzi domanda: che ruolo hanno i tuoi amici nella composizione della tua musica? Non vorrei figurare per una sociale, sinceramente, però siccome si tratta comunque di un progetto personale che catalizza comunque i miei sfoghi in musica, i miei amici possono avere un ruolo se incrociamo le dita, non è mai successo, ma se possono aver causato questo disagio emotivo che mi porta comunque a scrivere a scrivere quello che scrivo, per ora non è mai successo e spero non succederà. E in questo posso dire che comunque le mie canzoni sono composte comunque interamente da me, hanno pezzi di me, si possono intravedere nel testo e nella musica, e sono cose appunto strettamente personali. Se dovessi trovarmi a comporre con dell'altra gente, con un gruppo, ad esempio adesso sto lavorando anche per un altro progetto, sono sempre io il compositore, ma queste sono canzoni che si spera di portare live un giorno, e quindi chiaramente o mi faccio crescere 9 braccia o trovo delle persone con cui suonare, esatto, e quindi si è creato questo progetto. Perché non so se noi prima l'abbiamo detto, che lui appunto suona tutti gli strumenti che voi sentite esatto, nei brani, sì, quindi cioè, lui suona la tastiera, la chitarra, il basso, se non sbaglio, canta, quindi compone, e compone anche la batteria, quindi appunto un lavoro davvero notevole, direi. Infatti, musicalmente parlando, adesso faccio un po' il serio, no? Effettivamente musicalmente parlando è decisamente completo come varietà di strumenti, e questo sicuramente ti dà la possibilità di anche appunto sperimentare, provare a, sì, arrangiare sicuramente meglio, immagino, i tuoi brani, i tuoi pezzi. E stavo guardando in tutto questo, sempre spremendomi gli occhi perché ovviamente sono cieco, guardando la chat, che dovete sapere, cari ascoltatori e anche spettatori, perché ci sta guardando, che abbiamo appunto il terminale PC un pochino lontano, e Saiz purtroppo avete fatto domande così lunghe che lui non riesce a riproporci, no, scherzo. E però vedevo che Paola diceva che se aggiungi il chitarra, era un po' un consiglio, ma sì, magari tu sei più esperto di noi. Secondo però, visto che comunque la musica è anche soggettiva, se aggiungi chitarra acustica, secondo me è perfetta, si riferiva al brano di prima, mm-hmm, perché così è un po' cupa. E quindi questa può essere un'idea che magari potrai anche forse sperimentare. Forse sì, la chitarra acustica dà più un'idea, forse più solare, non so come suono rispetto all'elettrica. Sì, però parlava di una canzone interamente incentrata sul pianoforte. Quindi infatti dipende... Quindi, diciamo che l'idea, sì, può essere stuzzicante l'idea della chitarra acustica, però il... diciamo il mood della canzone era molto cupo, perché se uno va ad analizzare il nome significa 7 passi per il nulla, che è, se volete posso spiegarvi il significato del testo, ma posso riassumerlo come, sì, un falso paradiso praticamente, sì. Non sono qui per praticamente per parlare di religione, perché non c'entra assolutamente niente, è una figura metaforica, sì, di un falso paradiso, dei 7 passi come dice nel testo, 7 passi per il paradiso e 7 passi per una bugia. È un po', può essere un doppio senso, però diciamo che è molto in senso metaforico e non c'entra assolutamente la religione con questo, ma è più un'altra esperienza di vita vissuta che tratta appunto dell'illusione.
Io in tutto questo non so sempre perché devo dire cosa a proposito. C'è Priscilla che è rapida. In questi casi sai cosa faccio? Un trucco, Priscilla. Adesso magari non possiamo farlo che siamo in TV e siamo comunque all'interno, no, di questa intervista molto più da vicino che generalmente. Esatto. Ma le altre volte io quando ero magari solo con Salz, che magari Gianluca non c'era, eccetera, io stavo zitto qualche secondo, aspettavo che parlasse lui e sicuramente diceva qualcosa che doveva stemperare qualsiasi. Comunque a volte capita una cosa molto bella, cioè che gli artisti dicano, cioè gli intervistati dicono veramente cose che fanno riflettere, quindi ci vuole anche quel tempo per pensare e metabolizzare ciò che hai detto, che veramente è una cosa molto bella. A me manca il tempo, il tempo. Noi dobbiamo avere il criceto che muove la rotellina, che è un pochino lì. No, quindi effettivamente no, ho capito però il senso. È già questo. No, è qualcosa. Ne approfittiamo prima che rimaniamo indietro magari con qualche domanda. Vedevo che c'era Anonymous 2246, che sarebbe poi Walter, immagino, da quello che scrive, che dice che, non so se leggi la domanda, a me sembra comunque che tu scriva musica per te stesso e c'ho l'impressione che sia il tuo modo di viaggiare. Infatti anche io sto viaggiando a cavallo di questa musica. E lui, che se non sbaglio, invece andava su uno stile appunto completamente diverso, perlomeno forse l'assonanza è con il discorso del viaggio, immagino, esatto. più che della musica, perché il suo stile, se non è cambiato, era diametralmente opposto. E sempre esatto, sempre Walter diceva che comunque, beh, ci ringrazia appunto dell'invito, quello che gli abbiamo fatto pochi minuti fa, però giustamente sta preparando un brano che non sia SIAE, perché appunto per poterlo appunto mettere in onda e anche all'interno del palinsesto della programmazione. Cioè dire, Walter, che non è che stiamo pensando e lavorando per cercare di dare spazio anche agli artisti of SIAE, perché tutta una serie di situazioni che cerchiamo, che speriamo si creino all'interno del network di crescita, perché ormai ci stiamo espandendo e quindi dovremo anche noi presto tardi cercare di guardare anche in quella direzione. E vedo infatti che sei stato lontano per un po', ma non ti preoccupare Walter, sto sempre leggendo la chat. Dici qualcosa comunque, perché anche a livello, per quello che sono i tuoi impegni musicali e culturali, noi insomma ci siamo, certo. Come cerchiamo sempre di dare spazio, certo, e voce a tutti, ovviamente nel nostro piccolo questo è ovvio. Vuoi dire qualcosa prima? Sì, perché così dopo ripassiamo la palla a Franco. La domanda del comporre per me stesso. Sì. Ti ringrazio della domanda e anche del complimento che mi hai fatto. Sì, io compongo per me stesso principalmente, però diciamo che c'è un messaggio che può anche essere rivolto verso l'esterno, e diciamo un buon 20% di quello della mia musica. Diciamo che io vedo la musica come comunque un ponte di pensieri, un ponte di emozioni, ma è un ponte che è un ponte in mezzo alla nebbia, difficilmente si riesce a scorgere. Praticamente una persona può vederlo, può intercettarlo soltanto se diciamo è appunto nell'umore, predisposta a riceverlo. Se una persona cerca il messaggio, lo riceve. Se una persona invece dimostra comunque menefreghismo in quel termine lì, insomma, se dimostra comunque noncuranza, non andrà mai a cercare il messaggio di cui ha bisogno. Io vedo appunto questo messaggio da rivolgere anche verso l'esterno, trattandosi di esperienze mie, però che possono essere comprese. Ma il bello appunto anche proprio degli artisti emergenti, che appunto non fanno, diciamo, canzoni a tavolino proprio per il pubblico, ma comunque è giusto che l'artista, secondo me, esprima il proprio mondo senza pensare a quello che magari vorrebbe il pubblico. Certo, cioè comunque è giusto anche venire incontro al pubblico, perché giustamente sono poi coloro che acquistano diciamo le canzoni, gli album, che seguono gli artisti. Io do l'opportunità appunto di entrare nel mio mondo a chi lo desidera, di esprimere tutta la mia interiorità a chi lo desidera.
E una cosa importante, noi, come ti dicevo prima, appunto diamo spazio e voce a tutti, e anche appunto agli ascoltatori che vedo adesso durante la chat davano a modo loro, no? Un pochino più irruentemente, un pochino più diplomaticamente, però delle dritte. Stasera la chat è animata. È animata, esatto. E questo è un bene perché sì, vuol dire che la musica piace. Perché quando la musica non piace, esatto, invece non sono così coinvolti. Questo, esatto, e questo ci piace. Scusa, se l'ho detto due volte. E, andiamo con ordine, giusto per non rimanere troppo indietro. Paola, che si riferiva appunto prima ai Metallica, appunto. Esattamente, quindi, come penso per loro. Ma molti, credo un po' per tutti. Esatto, perché Metallica comunque sono. Tutti sono cresciuti almeno. Esatto, perlomeno qualche brano sicuramente non possiamo ignorare, certo, sicuramente bravissimi. Ma questo è abbastanza palese. C'è Franco invece che dice che non si sente il basso nelle tue canzoni e di dargli un ruolo maggiore. Probabilmente è un bassista. Esattamente. Insomma, lui, non so se sei di parte, Franco, no, dici pure, però insomma sentiamo cosa ne pensi. Ha ragione, perché nelle mie vecchie canzoni purtroppo il mixaggio era un po' così, il basso non mi piaceva come rendeva il suono e quindi lo tenevo un po' nascosto per evitare appunto questa... Ah, capito? Quindi... Sì, no, prego. Sì. E nelle nuove canzoni che sto facendo adesso sicuramente un ruolo maggiore, si sente molto di più. Perfetto. Quindi Franco 1, Gabriel 0. No, grazie Franco. Poi Walter dice che credo che la chitarra rovinerebbe l'atmosfera del brano, forse si riferiva di prima. Tra l'altro tra pochissimi istanti, ragazzi, mandiamo un altro brano, esatto, perché sennò poi qui ci fossilizziamo sui due di prima e poi un attimo solo. Addio, la tua musica, dice sempre Walter, può guidare, attenzione, una cosa tu non sai, Priscilla, lo dico anche agli ascoltatori, sì, che magari non lo conoscono, perché io credo che Saiuz, correggimi se sbaglio, ma secondo me sono tanti mesi e forse anche un annetto che Walter non faccia un salto da noi, quindi devi sapere che Priscilla, che Walter aveva la capacità alla fine di ogni puntata a dare, diciamo, un titolo alla puntata appena trascorsa, perché essendo una chiacchierata un po' da bar, un po' no, anche se poi diciamo anche cose anche profonde, seria, come, certo, dicevi prima, diciamo che la chiacchierata va in certe direzioni e lo scopriamo solo vivendo, come diceva qualcuno, e quindi lui era bravo, e spero che Walter questa sera farei lo stesso, a dare questo input, cioè magari alla fine della puntata, tra una mezz'oretta circa, a darci, no, una tua lettura della puntata appena trascorsa, e magari dare un titolo, se vogliamo, esatto, etichettare in qualche modo, che non è bella come parola, ma mi è venuta così. Beh, un'impressione, esatto, diciamo, esatto, no? E scusami, Walter diceva che la tua musica può guidare nella nebbia, scusa che non leggo più, poi aggiungo che sono diventato cieco. La tua musica può guidare nella nebbia, io stavo facendo anche altro e mi sono fatto guidare. Mi sento posso dire che Walter, sono stato ad Amsterdam e mi sono fatto viaggi più corti. viaggi minori di questi, no, dei trip che non hai idea, no. Dopo le 11 sai che inizio a sbarellare. No, belle parole. Belle parole, e effettivamente sì, un po' quello che in un certo senso diciamo prima, no? Lasciarsi un pochino, sai, trascendere, lasciarsi anche portare via, no? Dalla corrente, sono un po' così, però anche perché ti ricordi prima quando dicevi che i brani ti vengono quando sei dormito, sì, comunque il dormiveglia, quando paradossalmente hai, a parte la calma e tranquillità, hai anche, diciamo, i scudi abbassati, no? Sì, cioè, esattamente, che ti fai, sei veramente senza filtro, nel senso non c'è nulla che ti difenda, no, dall'esterno, e forse proprio, certo, in questi contesti che in questo senso potrebbe dare un'idea di lasciarsi guidare. Qui entriamo in psicologia. Perfetto, iniziamo a prendere a rollare. Inizio a preparare. E io invece, cioè, mi immagino lui, questa è una cavolata, ma è quello che sto pensando da prima, che si alza col pigiama, con l'orsacchiotto e poi con un polo di merda. È bellissima questa cosa che ti vengono. Io ne mando. Hai queste immagini, guarda, eccezionali, io non voglio sapere. E magari è così. Ma guarda, ecco, la carezza sulla testa, esatto, come quella che facevo io al cane, esatto. È eccezionale, caro Saiuz, come vedi qua stiamo andando delirando. Stiamo delirando, ma è abbastanza normale, sì, dopo un'oretta circa di puntata.
sai che alle 11 io inizio a perdere colpi. Questa sera, sai, mi pare che, non so, sarà anche la TV, ma stiamo andando abbastanza bene. Secondo me, sei troppo serio stasera. Come? Sei troppo serio questa sera. Tu è troppo serio, sto dicendo. No, pensa come generalmente, come sono generalmente le puntate. Esatto. Aspetta, e poi non c'è Gianluca, che conosce Gianluca, per Instagram. Sì, poi iniziamo a punzecchiarci, no, vabbè, soprattutto punzecchiamo Saiz, mentre con Priscilla, come vedi, stiamo esatto, rimanendo un pochino, un po' minimo di decoro. Poi stasera abbiamo anche tanti ascoltatori, anche in chat. E caro Saiz, quindi mandiamo un brano, e che ovviamente sì, Priscilla estrapolerà dal suo smartphone super tecnologico. È facile questo, insomma. Esatto. Adesso, innanzitutto, scusami, prima di come è lungo questo titolo? No, prima di dire il brano volevo ricordare appunto che non abbiamo ancora dato i contatti di Gabriel. Diamo i contatti di Gabriel. 340, sto scherzando. No, allora volevo ricordare che lui ha la pagina appunto su Facebook come Gabriel the Poet of Doom e anche il canale YouTube che magari dopo scriviamo in sì, chat. Esatto. E la canzone che adesso invece andiamo ad ascoltare si chiama Redemption di Gabriel the Poet of Doom. Vai col brano, Sayuz. Ma devo andarci per forza subito all'istante o vuoi? Un genio. Cioè, a questo punto mi alzare in piedi, fare un applauso standing ovation, cioè, perché quel tipo bene, di cosa puoi dire? Cioè, tu pensavi prima come risponde a Gabriel, come risponde a lui? Cioè, bene, mandiamo Redemption. Non so se l'ho detto bene. Sì. E fai col brano. Stasera mi contengo, dice, sì, mi contengo bene, stasera. Partito!
Buonasera a tutti, bentornati. Bentornati su Radio Science. Allora, abbiamo ricevuto alcune domande sulla chat. Io mi sto sbronzando in questo momento, quindi sono un po' sfasata. Arturo diceva appunto: quando uscirà il tuo prossimo album? Invitiamo Arturo, appunto, sei una persona reale oppure non so. Non Gabriel credo. Dice che non crede. Per che la seconda parte della domanda penso che abbia un diverso nome questa persona. Ufficio non è mai uscito per il semplice fatto perché, essendo purtroppo un perfezionista, la qualità delle mie canzoni mi ha impedito comunque di trovarmi d'accordo sul creare una raccolta per dare un nome magari a questo insieme di canzoni, ovvero un album. Però col fatto che io praticamente continuavo a comporre sempre di più, sempre più canzoni, sempre in qualità maggiore con nuova strumentazione, sì. Mi sono sempre chiesto: ma perché non faccio piuttosto il mio album di debutto con la qualità nuova? E quindi purtroppo le mie canzoni vecchie sono un po' finite nel dimenticatoio per quanto riguarda me, per questo motivo qua. Bene, cari amici, scusiamo un attimo di interruzione. C'è stata un attimo di interruzione, allora vediamo di ripristinare il collegamento con lo studio 3, perché questa sera si è avuto un po' di problemi con l'ADSL, con la connettività. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo e riprenderemo subito la trasmissione. Nel frattempo vi mando un brano che non ha nulla a che vedere con il nostro ospite di questa sera. Nel frattempo che riprendiamo la connessione, vediamo. Luca, ci sei? Ci siamo, cara Sai. Ah, ecco, stavo per mandare un brano che non è. Meno male che siete ritornati. E vai, siete tutti noi, quello studio là. Adolci, sei ritornata. Io non so cosa tu stia parneticando, ma mi fido di te. No, diciamo agli ascoltatori e anche agli spettatori che non l'avevamo anticipato, dire la verità. Insomma, noi siamo in un paese dove ci sono anche delle problemi di connessione. Paese non tanto Italia, non solo, ma proprio dove siamo noi, non Antonio in questo momento. E siamo andati bene, direi, durante tutta la puntata abbiamo avuto appunto questa defiance in questi ultimi istanti, ma abbiamo già recuperato. E non so a che punto eravamo della conversazione, della risposta, caro Saiuz, tu neanche tu lo sai, perciò magari... No, ma stavate rispondendo a quella persona che diceva sul fatto dell'album, eccetera, eccetera. Stavate finendo di rispondere a quella persona. Potete andare avanti, comunque nella chat c'è qualche altra domanda. Sì, adesso giriamo prima di girare le domande alla chat. Appunto stavo dicendo, stavo dicendo Gabe che sta lavorando appunto questi nuovi brani con una qualità migliore, esatto. Col quale poi vorrebbe creare questo album di debutto. E quello che mi chiedevo io, insomma, se ti sei già dato una scadenza oppure se vivi, diciamo, la giornata, se comunque hai aspetti con calma di fare il tuo lavoro, i tuoi pezzi, e poi dopo, quando li hai composti, senza darti una scadenza troppo lunga, magari, di poi pubblicare il tutto. Ma diciamo vivo molto la giornata, però sì. Spero che entro quest'autunno almeno di riuscire a buttarlo già fuori. Io so che comunque hai un tema preciso, sì. No, dell'album. Sì, è un tema incentrato su un mix tra mitologia greca e psicologia. È un mix un po' minestrone, un po' strano, ma io sono sempre appassionato di mitologia greca. Sì. E mettendoci un po' di me anche in questo tema qua, viene fuori un concept carino, secondo me, poi ovviamente va a gusti, e praticamente va a intrecciare su questi fatti mitologici, leggende e divinità,
della mitologia greca, in vista in chiave più umanistica, più personale, un'immedesimazione, diciamo, sì, di quello che potrebbe essere comunque il mondo da loro visto, il mondo che loro vorrebbero plasmare, quello che odiano, quello che vorrebbero distruggere in alcuni casi. E quindi può essere interessante. Comunque sicuramente c'è molti pezzi di me e della mia psiche, della mia mentalità, possono essere intravisti anche in queste canzoni, perché comunque il messaggio, lo sfogo c'è sempre, perché anche queste canzoni ovviamente nascono da sfoghi. L'intreccio mitologico è comunque una conseguenza, è, non vorrei dire una forzatura, ma diciamo è la mia volontà di farlo rientrare in un concept, in un, comunque che potrebbe essere anche più gradito. Sì, ho capito. E in tutto questo stavo ogni tanto, perché ci vede che ci stiamo muovendo io e Priscilla, ma esatto, semplicemente perché cerchiamo di dare anche un occhio alla chat, perché questa è più che altro un quesito nostro. E al di là degli scambi di battute in chat tra Walter e Saius, perfetto, guardate, Walter, Saius aspettava solo uno che gli desse corda. Perfetto. Esatto. E, per quello che si riguarda l'ultimo brano mandato in onda pochi istanti fa, appunto Walter diceva che questo brano evoca sonorità nordiche e comunque anche questo di grande atmosfera. E quindi più che altro questo qua era una sorta di complimento. Poi magari non so se sei d'accordo sul discorso delle sonorità, forse sì, nordiche. Sì, le posso intravedere anch'io, sonorità nordiche. Più che altro è una componente compositiva che è abbastanza generalizzata nelle mie canzoni, non riguarda solo quella, ma comunque il freddo, praticamente l'immagine della neve, del ghiaccio, comunque può essere comunque abbastanza interpretabile, è abbastanza, può essere abbastanza colta comunque nel mio stile musicale. E questo, sì, effettivamente ho ascoltato qualche brano anche oggi, effettivamente è vero questa cosa. Per quello che sempre Walter vedo, che sì, ovviamente Priscilla, come già sai, le mie diutrie, anche le mie, ma comunque credi che la tua musica possa essere d'aiuto agli altri e tu vuoi trasmettere un messaggio? Ma pur essendo una persona molto altruista, diciamo che al momento è molto d'aiuto a me la musica. Se magari persone possono, non sono in grado di interpretare comunque il messaggio, cioè potete vedere la mia musica come comunque un monologo che faccio tra me e me, e sì, se persone sono in grado appunto di interpretare il mio messaggio, sicuramente si troverebbero in situazioni, si possono trovare in situazioni analoghe. E se io non dico di essere uscito da queste problematiche che mi possono affliggere, ma semmai ne uscirò, comunque le mie canzoni ne trarranno comunque beneficio, si sentirà un certo cambiamento, e sempre leggendo tra le righe probabilmente ci potranno avvertire consigli, strade che io posso aver intrapreso, che per me sono state la soluzione a questa condanna, diciamo, sì, metaforicamente parlando. E quindi sì, io sarei felice che le mie canzoni possano essere d'aiuto ad altre persone, però diciamo che al momento sono create per essere più d'aiuto a me. Ma effettivamente, vabbè, anche in una fase che poi tra l'altro non l'abbiamo detto, che dopo Priscilla, tu adesso parlavamo appunto dei brani più datati, i brani a quali stai lavorando, ma da quanti anni è che suoni? Se sono anni o se sono mesi, perché poi bisogna capire se, no, bisogna capire se questi brani li hai sfornati in un lasso di tempo abbastanza breve e che magari c'era un background, una crescita che è andata avanti magari facendo cover, ispirando di altro, perché mi hai detto che suoni tantissimi strumenti, quindi sicuramente sono un po' di anni che suoni. Su questo credo siamo abbastanza d'accordo. Però è da capire da quanto tempo hai scritto magari i primi pezzi. Ecco. Ma quantificando, io ho cominciato a prendere in mano la mia prima chitarra, che ero in terza elementare, quindi, chitarra acustica, contando che adesso ho 25 anni, sono un po'. Un po' di anni che c'è. Sì, però ero comunque un bambino, cioè strimpellavo, non ero neanche così bravo, insomma.
Poi ho continuato con questi corsi, sono andato avanti, 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 ma più che altro le mie canzoni sono nate per il mio approccio con la musica. Io ho vissuto le scuole superiori con l'iPod in tasca, con le cuffie nelle orecchie, sempre ascoltando canzoni, formandomi per i gruppi, ascoltando sempre, sempre, costantemente musica, e questo ha maturato in me l'orecchio che ho adesso. Perché c'è da dire una cosa, io ho un metodo di comporre che non si basa sulla teoria musicale, perché sono sempre stato abbastanza ignorante, ma io mi baso sull'orecchio, sull'orecchio musicale. Se sento qualcosa sono in grado di riprodurla, quindi quando mi immagino le cose sono in grado di trascriverle. E questo, in questo non mi ha aiutato tanto il saper suonare, ma più il saper ascoltare. È bella questa visione, nel senso che sì, evidentemente metti in campo non solo le conoscenze, ma anche un talento, se vogliamo, da questo punto di vista. C'era Saiz, mi stavi scrivendo nella nostra chat privata di Skype, e i messaggi presenti sulla chat, scusa se lo ripeto ancora, non presenti su Saiz Web Network o Radio Saiz, ma la chat di Livestream. Sì, sì. Puoi girarmeli a voce, perché non vorrei avvicinarmi troppo allo schermo. Potrebbe fare benissimo, è un po' duro girarteli a voce, te lo dico subito, perché vuoi che da live stream dice: fai come Truce Baldazzi nella tua cameretta, e poi Miss Fortuna ispirata a League of Legends. Questo non so se ho detto bene, insomma, andiamo con ordine. Ragazzi, firmatevi. Esatto, no, ma sul live stream la firma di Love Slayer, non so se l'ho detto bene. Un amico, sicuramente. Anche se si firma come una persona che conosco che non è un mio amico, però sì, è un mio amico. E diciamo che abbiamo la presenza degli, sai, quegli ultra. Altre domande, Saiz? Da live stream no, ma sì, qui in chat sul sito sì, credo, perché sì, infatti vedo, sentivo il toc 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 della chat. Da quindi, giusto per capire, per quello che riguarda live stream rispondiamo comunque o abbiamo dato risposta, oppure già le abbiamo battezzati? Cosa? Come quello che diceva Truce Baldazzi. No, Miss Fortuna ispirata a League of Legends, magari. No, non è ispirata a League of Legends, perché è un gioco che detesto. Allora era chiaramente un troll, esattamente. Saiz, non è un'offesa dire troll, non ti preoccupare. No, perché... no, pensavo che era la mia valigia che mi porto quando viaggio. No! Okay. Vorrei non dare peggiori battute di Saiz. Beh, parte l'ignoranza. Walter dice: avevo capito bene con la domanda di prima, quando gli hai dato appunto la risposta, se la tua musica no, scusa, il discorso delle sonorità nordiche, immagino. Poi c'è Curioso, esatto, che ci chiede se ci sarà un podcast di queste interviste. Mi sono connesso tardi, ho perso l'inizio. Sì, Curioso, abbiamo Cavallo Curioso. Era Delfino Curioso. Delfino. In generale. Figura di me. Cioè, sbaglio pure animale, sbaglio stasera. perché noi penso sempre a questo. No, dicevo, per quello che riguarda il discorso, caro Curioso, sì, troverai questa puntata sul podcast, sempre su radiosite.it, oppure sulla nostra pagina YouTube. Presente appunto con nome di Saiz Web Network o Radio Saiz, adesso bisogna vedere se la cambieremo oppure no, e il Saiz metterà questa puntata in podcast tra circa un paio di giorni al massimo. In tutti i casi noi invitiamo voi, te e chiunque ci sta ascoltando, a mettere like, il mi piace sulla nostra pagina Facebook, per essere aggiornati, esatto, su tutti gli eventi, le interviste, le chiacchierate presenti appunto sul nostro network. Saiz Web Network è la pagina Facebook, scritto tutto staccato, e ricordiamo sempre che non c'è solo questa puntata e quindi questa diretta all'interno del palinsesto, ma tantissimi altri programmi, giusto per citarne alcuni: Libri Orizzonti, che era tornata, adesso si è un attimino rifermata ma ripartirà, di Luisa e Melissa.
un programma insomma al quale teniamo molto, perché abbiamo avuto ospite anche dei VIP, delle persone comunque importanti del settore, che appunto cura chiacchierate legate a artistiche non solo musicali ma bensì scrittori, quindi intervistiamo autori e poeti e quant'altro. E abbiamo un programma a cui le teniamo ancora di più, forse, che è nel spazio aperto, caro Saius, nel quale tu sei sicuramente molto più preparato di me, visto che curi in prima persona appunto la messa in onda e anche gli interventi che fanno i nostri ragazzi, se possiamo così chiamarli, e ultimamente abbiamo anche messo in palinsesto, cari ascoltatori, anche un programma legato appunto al che parla di mafia, meglio di antimafia, poi sarebbe più corretto dire, esatto. Questi ultimi due programmi vanno in onda il mercoledì tutte le settimane, giusto Saius? Sì, giusto, tutte le settimane. E poi sempre, esatto, poi sempre all'interno, invece, questo è per quello che riguarda le dirette, per quello che riguarda invece... No, ne abbiamo un'altra di diretta, Luca, che è il martedì, sì, con Don Chisciotte e Mulino a Vento, con Alfredo, che è Don Chisciotte. Ah, è vero, esatto. E domani sera parleremo dell'Islam, ci sarà un ospite che è il presidente dell'UCOI, che è l'associazione degli islamici italiani, che ha curato anche il Corano in lingua italiana, cioè perché vogliamo capire anche l'Islam, perché ci fanno vedere sempre cose diverse, ci parlano dell'Islam in televisione come qualcosa di negativo, invece insomma vogliamo sentire anche dalla loro voce che cos'è vero. Certo. E domani sera avremo questo ospite in diretta, insomma. E sempre per rimanere appunto guardando sempre quel filo conduttore, che è appunto quel denominatore comune, meglio ancora, che è sempre il fatto di dare spazio e voce a tutti, però perché insomma è troppo facile, no, dare sempre giudizi e commenti su qualcosa che magari non conosciamo, o perlomeno che conosciamo solo per sentito dire, o magari mediante i media che ci danno, che spostano un pochino talvolta, no, l'ago della bilancia in una o nell'altra direzione. Credo che questa sia, e mi spiace di aver fatto la gaffa di non essermi ricordato della puntata di Don Chisciotte e Mulino a Vento, che tra l'altro mi stava scorrendo in questo momento davanti sullo schermo, e poi perché non ho ancora preso l'abitudine ad ascoltarlo con più presenza, come magari faccio con gli altri programmi, ma magari ogni tanto sul podcast. Molto interessante questa intervista, questa chiacchierata, sono molto curioso di ascoltarvi, magari non in diretta per questioni di orari, ma sul podcast, anche perché farsi un'idea o perlomeno acquisire informazioni sicuramente ci dà la possibilità di avere anche più giudizio, ma questo è una banalità, sì, su ciò di cui appunto andremo a parlare. Molto interessante. Ne abbiamo poi un'altra che mandiamo in replica. Che esatto, è quella lì che mandiamo in onda il giovedì sera in replica, perché la diretta viene fatta direttamente su Radio Piper Fontana Fredda, un emittente in FM che trasmette tutto nel Friuli, Veneto, che è condotta da Massimo Bonella, il nostro direttore editoriale. Esattamente. Si può dire, lo possiamo definire così ormai, siamo in stretta collaborazione, perché Massimo Bonella è il direttore di PianetaOggiTV.net, che salutiamo caramente. Esatto, Massimo, che è veramente una presenza ormai più che fissa all'interno di Radio Saius, e lui, la sua collaborazione, come tutte le nostre, ma soprattutto la sua, con tutto ciò che ha portato e sta portando, veramente lo ringraziamo, e ci ha dato la possibilità, e forse ci darà, non si sa, la possibilità mediante appunto i suoi contatti di andare anche, chissà, cosa che abbiamo fatto una volta, ma di ritornare a fare anche una puntata in FM, che ci farebbe sicuramente piacere, anche per un bacino d'utenza completamente diverso a quello a cui siamo abituati. Una cosa che non so se ho detto, le pagine, abbiamo detto le varie pagine di social, abbiamo detto durante la diretta, siamo anche su Twitter con @saiuz con 2 z. E ritornerei un attimo alla chat, se mi sono perso qualche passaggio. Saius, aiutami anche tu se ce l'hai aperta. Sì, ci sono. Vabbè, dopo curioso ci sta ancora Walter che dice: ma se la pubblicherai, le affiderai alle coscienze altrui? No, con il viaggio. Mi sono perso, sì, perché forse sei rimasto un pochino indietro, sì, con la chiacchierata. Non riesco a capire. Esatto. Una cosa che ti volevo chiedere, visto che tra ragazzi, io non scherzando, sono fatto le 11:30, e questa sera, caro Saius, la puntata è assolutamente volata. Io
devo dire che Gabriel è stato bravissimo, Saiz che non si è mosso di una virgola durante la diretta con una plomba, una serietà. Noi invece due scavestrati perché io che giro come si, cioè proprio come, cosa come io proprio in zingaria, no, camminavo tranquillamente e poi soprattutto per guardare la chat e te che dovevamo un attimino avvicinarci, quindi sembravamo un pochino anche goffi. È stata anche comunque un'esperienza nuova lo studio 3 sempre virgolettato questa sera. Una cosa che ti volevo chiederti, poi magari passiamo anche ai saluti conclusivi, tanto vedo anche che c'è Eint che dice ciao Ceres con un grande cuore, ciao Dorian. Perfetto, Dorian, queste amicizie già con questo sguardo, cioè, tra l'altro c'è Gabriel, c'è Dorian, c'è Ceres, non voglio sapere come andrà. Io sono eterosessuale, ok, signori, qui lo diciamo nel caso ci fossero dubbi, non tranquillo ragazzi, stai tranquillo, non, tu, no, perché se no a un certo punto mi sarei spostato, no, sto scherzando ovviamente, e battutaccio. No, per quello che riguarda, una cosa ti volevo chiedere, una cosa che in realtà chiediamo a metà puntata, ormai qua siamo arrivati un po' lunghi, per quello che riguarda, no, i lavori, come hai ben detto, li fai tutti tu, se ci curi tutto tu. Questo adesso magari non ti rendi conto che sei forse anche sull'onda del vivo alla giornata, però c'è anche da dire che presto tardi ti toccherà proprio, se vuoi, se non vuoi, comunque affacciarti anche su quello che è l'aspetto un pochino brutalmente diciamo commerciale, quindi etichetta o non etichetta, avere qualcuno che magari ti organizzi le serate, che tu adesso non fai ancora serate, se non sbaglio, e veramente siamo, caro Saris, parlando di un artista che è emergente anche da quel punto di vista, nel senso che sai anche rapportarsi con un pubblico è sicuramente diverso che magari suonare nella propria stanzetta e farsi il suo brano, poi andarlo a arrangiare quant'altro. E ti sei già posto un'idea in questo, in tal senso, cioè come fare per andare a reperire, cercare i locali all'inizio, poi l'etichetta, cioè fare tutta la trafila, oppure al momento dice vabbè dai adesso ci pensi in rotondo, quando poi faccio, se forse ho fatto tutti i brani, andare a... potrò essere capace di suonare, però in una cosa sono veramente negato, esatto. La pubblicità. Esatto. Io sono negato a farmi pubblicità, un po' per pigrizia, un po' perché appunto sono negato. Sì. E diciamo che spesso è alto talento. Spesso mi faccio dare consigli su cosa fare, tutto, che io detesto andare a importunare le persone obbligandole con degli spam eccessivi. Quindi sì. Se una persona lo vuole ascoltare, bene, lo ascolti. Il mio problema è che spesso io tendo sempre che ho un'errata concezione delle cose, perché spesso, ma non solo a livello proprio emergente musicale, ma un po' nella vita, purtroppo ho spesso la concezione di aspettare che le cose piovano dal cielo, e so anch'io che è sbagliato, però diciamo che ho questo difetto. E probabilmente si riflette anche per quanto riguarda la pubblicità delle mie cose. Magari un giorno troverai un manager o qualcuno che ti aiuterà magari a sviluppare un po' meglio. Tra l'altro c'è anche una domanda di Sbalta, sì. Quella che prima non riuscivo a interpretare, esatto. Perché ero rimasto indietro. Scusate se mi avvicino allo schermo perché ci sta guardando. E volevo dire appunto, queste Walter. Volevo dire che pubblicando le canzoni vengono affidate agli altri e dalla loro interpretazione. Forse non so se si può in qualche modo agganciare a quello che stavi dicendo, oppure sì, se... nel senso che giustamente lui magari scrivendo per se stesso, forse se dovesse lasciare ad altri diciamo il compito di riarrangiare i pezzi o magari di registrare pezzi. No, ma forse intende a livello di ascolto. Di ascolto, sì, esatto. Sì, intende sì, a livello di ascolto. Per quanto mi riguarda, le altre persone possono tranquillamente interpretare a loro. Diciamo che più. Scusa, pensavo dicessi. A un certo posto tranquillamente morire tutti, cioè, mi sembrava quanto mi ricordo potete andare tutti a fare, no, cioè, sembrava quello, vedo come partire infatti tutti giorni a un certo punto no. Allora, già sto pensando come dire e io adesso andrò in brano. È stata bellissima, no, scherzo, no, sai che ormai finisce l'ignoranza, no, possono interpretare i miei brani, diciamo che più di tanto non è che si possa spaziare tra le cose, perché i messaggi molto spesso sono ricchi di metafore, però sono abbastanza chiari sulle situazioni, diciamo che sì, interpretabili. Io però so che cosa
di che cosa riguardano esattamente, e so cosa ho voluto buttare fuori in quel momento. Io so i pensieri che volevo comunicare, tra virgolette, più che altro a me stesso. E le persone, sì, diciamo che se interpretano un messaggio che può essere loro d'aiuto, mi fa piacere, anche se diverge dal messaggio originale. Però comunque la musica, diciamo che non percorre la stessa strada per tutti. Diciamo che può diramare anche il messaggio che trasmette. Certo, non è infatti. E tanto se stavo anch'io leggendo la chat come state facendo voi adesso, perché per quella che era appunto la frase di Walter. E, detto questo, 38, caro Saius, beh, siamo andati un pochino fuori, ma esatto. Il bello di Radio Saius forse è proprio questo. C'è la possibilità che di non avere al momento almeno dei tempi stringenti da cui tenere dietro, quindi avere anche una certa elasticità. Insomma, se possiamo permetterci una sigla di 4 minuti, possiamo tranquillamente. Salutiamo Gian. Gestiamo noi il nostro tempo. Esatto. Salutiamo Gian, caro Saiz, che questa sera l'abbiamo penso salutato un po' all'inizio, poi ci siamo focalizzati su Gabriel, su questa chiacchierata che è stata. Almeno vissuta proprio in prima persona, qui vicino, molto, molto interessante e anche costruttiva e formativa. Non so se tu hai avvertito la stessa cosa, oppure se ti è andato in un'altra stanza a fumarti il sigaro, probabilmente. No, io fumo qua mentre vi ascolto. Sicuramente, esatto, beh, giusto, ci mancherebbe. C'è anche da dire che la chat comunque si è mossa e ringraziamo gli ascoltatori. Grazie. Molto, molto bene, ci ha fatto domande più o meno dirette, più o meno, insomma, ognuno a suo modo, ma ci ha fatto e penso che ti abbia fatto anche molto, molto piacere. Sì. E comunque stiamo parlando di penso quasi tutte persone che magari ad oggi non avevano ancora ascoltato i tuoi brani, la tua musica, la tua arte. Io passerei quindi la palla prima a Priscilla, poi a te per i saluti conclusivi, poi a Saius e poi magari direi due parole io. Partiamo giusto prima da Priscilla, esatto. Perché prima di lanciare il prossimo Priscilla è tristissima perché tanto devi fare giusto un po' di strada per tornare. Aspetteremo. Gabriel guida con prudenza. Of doom. Esatto. No, vabbè, questa è l'ignoranza pura che parte ormai dopo questo orario che sono le 23:40. Niente, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo / sentiamo prossimo lunedì. Non sappiamo ancora con chi e perché, chi sarà quest'ospite, se ci come. Saremo ancora. Se posso, guarda, non è carino, siamo anche in video dal consueto tocco ferro, diciamo così. Ecco. No, vabbè, invito tutti quelli che ci sono a mettere mi piace alla pagina di Gabriel, a seguirlo e a seguire anche il canale YouTube per restare sempre aggiornati sulle novità. E quando vorrai appunto tornare a presentarci magari il tuo album o insomma delle novità, comunque noi saremo sempre qui perché ci piace molto la tua musica, almeno per quanto mi riguarda. Mm. Soprattutto l'ultima canzone, quella che trasmetteremo, è la mia preferita. Mm. Perfetto, invece arriveremo lunghi, non la manderemo. No, sto scherzando. Quindi passiamo la palla a Gabriel, che immagino se vuoi anche tu salutare. Se non voglio ringraziare nessuno. Non mi voglio. No, sì. Vabbè, scusa, prego Gabriel, poi dopo. È un progetto nato per me, ma sicuramente non è può essere anche rivolto ad altri, quindi mi fa molto piacere aver ricevuto tutte quelle domande. Se volete ascoltarmi, la mia pagina Facebook si può tranquillamente trovare cercando Gabriel the Poet of Doom, e ho un canale YouTube che riuscirete facilmente a trovare spulciando in quella pagina Facebook, in cui ho caricato anche un paio di cover strumentali, però sono di sigle di anime appunto che mi sono piaciuti, e un altro tema di un videogioco. Quindi anche per quello sono cose un po' particolari, diciamo, però sono pur sempre nel mio stile. Ma se avete curiosità di ascoltare la mia qualità nuova di registrazione, quelle potrebbero farvi fare un'idea. Perfetto, e prendo la parola che dopo la ripasserò a Saiz, che sicuramente vorrà
Salutare anche lui e più che altro mandare l'ultimo brano. E, non dico nient'altro, non aggiungo nient'altro rispetto a quello che avete detto voi, a quello che ho detto anch'io, salutando gli ascoltatori, grazie ancora e invitandovi ovviamente alla settimana prossima, lunedì prossimo, per un'altra diretta di Provvisoriamente i due compari più uno. Chi lo sa che non rientra anche Gianluca, sarebbe veramente una gran bella cosa, ci farebbe molto piacere, perché vorrebbe dire che insomma è anche guarito, eccetera. E non so se staremo sempre in video, Priscilla, ma chi lo sa, magari ci organizziamo, non so. Non sappiamo ancora chi ospite avremo, ma comunque speriamo siamo sempre a livello di Gabriel, cioè non parlo solamente dal punto di vista artistico, ma anche proprio da un punto di vista umano. Io vorrei girare, come vi avevamo promesso, e Walter forse ci aveva in qualche modo, l'avevamo obbligato a fare, no? A dare un titolo della puntata appena trascorsa. E ci ha fatto piacere che comunque tu abbia colto questa, tra virgolette, sfida, comunque questa provocazione. E Walter, appunto, dovendo dare un titolo, forse un po' lungo, ma è anche bello così, alla puntata trascorsa, dice che il viaggio più lungo ed entusiasmante è quello che parte dalla mente ad occhi chiusi nel nostro letto. E ci sono Caius, il saluto finale ovviamente è dedicato a Caius, questo penso sia d'obbligo visto che vi siete punzecchiati tutta la sera in chat. Grazie Walter per averci fatto compagnia, grazie ancora Gabriel per i lavori che hai fatto, ma soprattutto per la tua disponibilità, e sai che noi cerchiamo sempre di dare nel nostro piccolo spazio e voce a tutti, ed è quello che ci piace fare sia con questo programma ma anche con altri programmi. Te l'ha dimostrato prima Saiz con l'intervista che faremo su Don Chisciotte e Mulini a Vento. Caro Saiz, immagino vorrei salutare anche tu gli ascoltatori che sono stati, e Gabriel, che ci hanno fatto compagnia. Ovviamente io, scusami, Saiz, saluto anche Priscilla che io e te non ci vediamo mai, ci vediamo solo per far parte di questa ignoranza pazzesca, no? Devi sapere, Saiz, che Priscilla ci vediamo solamente quando mi fa fare quei contest lontani, dimenticati da Dio, l'ultima volta a Pisa, non Pisa città, Pisa provincia, sperduta, esatto. A Cascini di Buti, da qua abbiamo conosciuto anche degli artisti. Sì, dei gran artisti. E il capo però che sto seguendo anche di recente, tra gli altri. Caro Saiz, io ti passo la parola, perché immagino vorrei anche tu dire qualcosa, oppure dire qualche cosa. Il saluto si dice, si fa sempre, insomma, si dice sempre, si dà sempre il saluto, come devo dire. Allora, Gabriel, grazie di essere no, questa cosa. Volevo ringraziare Gabriel stasera, perché sembra che non l'abbia ascoltata, invece lo ascolto sempre, faccio finta di pomi, come si dice, così, e ho ascoltato anche la tua musica. No, cioè, mentre la mandavo in onda l'ascoltavo, non so se avete avuto modo di ritorno di arrivato. Volevo ringraziare Gabriel, cioè, devi sapere che stasera è stato bene che mi sono messo in disparte, perché c'era solo Luca, ma insomma ci ha pensato bene. Se fosse stato anche Gianluca sarebbe stato un dramma per me stasera. Sì, okay. Diciamo bene, che lo mettiamo un pochino in croce. Ecco. Volevo ringraziare e salutare tutti quelli, gli amici che ci hanno ascoltato da live stream, da altre piattaforme. Purtroppo non ho avuto modo di seguire bene tutti la chat sul live stream, sono arrivati quei messaggi e ve l'ho passato in ritardo, perché mi perdo delle volte qui, insomma, in regia. Sai che faccio i miei voli pindarici ogni tanto, no? L'ho detto. Non dire. No, perché a furia di furia bella di così che rovini tutto, è bella così. No, fumavo il sigaro e mi sono accorto, mi sono bucato pure la maglia, quindi quando fare il podcast finisce a voli pindarici. Ciao Walter, ciao Paola, ciao a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Il podcast farò di tutto per metterlo subito, entro domani lo metterò su YouTube. E quindi insomma, e poi ricordatevi che giovedì alle 14 va in replica questa trasmissione, comunque sulla web radio.
con questo è tutto, dite il titolo del brano perché me lo sono perso. Darici. Penso che tu potessi estrapolare quel file, Pindarici, no? Quell'estratto audio e buttarlo in mezzo alla diretta ogni tanto, urlando. Si sente. No, Gabi, tu cosa ne pensi del Pindarici? Arriva così random e così la gente dice: oh, che programma culto. Ho detto la prima cosa che mi è passata per la testa. Non voglio, non so cosa hai detto, non lo voglio sapere. Mi fido di te, finisco con Voli Pindarici. Finiamo con l'ultimo brano. La frase giusta era Voli Pindarici. Benissimo. L'ultimo brano qual è? Scusami, diamo la buonanotte a Gabel. Grazie ancora Gabel per averci fatto la figlia. Segnati questo, sai, ci metti il fermo immagine. Già che col fatto che andrà a scatti sicuramente sarà fermo immagine. No, e grazie ancora Priscilla e ci vediamo lunedì prossimo, quindi diamo la buonanotte a tutti. Okay. E ci ascoltiamo, cara Priscilla, Everything I Had, la mia canzone preferita. Ma sei sicura che è la tua canzone preferita, Priscilla? No, però perché lo perché non lo so, cioè, delle volte delle volte mi sembra strana sta ragazza. No, no, beh, le sue canzoni preferite durano circa un paio d'ore, poi dopo passa la... No, scherzo. Bene. Allora, sai, il suo ultimo brano, ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao belli. Partito!